al telefono Giuseppe Di Russo. Ci sei, Giuseppe? Sì, buonasera Don Maurizio e Buonasera. buonasera a tutti i radioascoltatori. Cantando e ballando dalle ore 16 alle 18. Collegatevi in diretta a Facebook, diretta senza scopo di lucro. Ce la puoi raccontare, Giuseppe? Sì, Don Maurizio, è nato perché ho pensato, ma tutti questi giorni chiusi in casa, chissà chi si sente solo, chi è un po' giù di morale. Allora la musica di solito è quell'argomento che unisce un po' tutti quanti noi. E allora è nata questa idea di far ascoltare un po' di musica del passato, un po' di musica del presente, poi è un po' il mio lavoro che purtroppo mi vede fuori dalle piazze questo Sì. periodo che è tutto bloccato. Ed è nata così spontaneamente, ma veramente dall'oggi al domani. La mattina, pensate, alle 16 sono andato in onda. Grande entusiasmo, immagino, i tuoi ascoltatori ti hanno visto, ti hanno Sì, commentato. veramente ho avuto tanti complimenti, tante persone che hanno detto grazie per farci compagnia, tutte queste belle cose che speriamo che non finiscano appena passato tutto, perché è bello essere uniti. Anzi, secondo me, Don Maurizio, Sì. questo momento particolare sta facendo riscoprire quelli che sono le tradizioni, l'umanità, perché un po' si è persa, perché poi ognuno va di corsa e la vita un po' eclettica porta a non essere più tanto Certo. vicini. E allora un po' la preghiera, un po' la musica, un po' il volersi bene, secondo me passeremo bene questo periodo bruttissimo. Senti Giuseppe, cos'è che è cambiato nella tua vita in queste ultime 3 settimane? Cosa facevi prima, adesso non fai più o viceversa? Io mi occupavo della grafica pubblicitaria, mi occupavo di aiutare una casa famiglia, mi occupavo di se qualcuno aveva bisogno di qualsiasi cosa, io ero sempre presente. Adesso invece mi ritrovo chiuso in quattro mura e l'unico modo è questo qua, per stare vicino alle persone che mi vogliono bene, perché malgrado tutto, sì, sono abbastanza stimato e quindi mi dà la forza di andare avanti. Soprattutto anche la musica, no? Tu dicevi sei un Sì, la appassionato di musica. musica. Che genere di musica ti piace di più? Io diciamo che amo tutta la musica, ma la Pausini, per esempio, è una degli artisti che io adoro perché ti dà proprio quel senso di amore per il prossimo. E quindi poi, vabbè, io di solito i miei spettacoli in piazza finisco sempre con Io Vagabondo, perché ci stringiamo in un cerchio, presi per mano, come quando si fa il Padre Nostro, no? Sì. E quindi ecco, ci prendiamo per mano in un grande cerchio e io in mezzo a loro che mi esibisco insieme con la musica dei Nomadi, Io Vagabondo, ed è il momento più bello di una serata, perché vedo che veramente la gente si prende per mano per volere di amore, veramente. Senti, se vogliono seguirti tutti gli ascoltatori per ballare insieme a te e cantare insieme a te dalle 16 alle 18, dove ti trovano? Su Facebook, immagino. Sì, su Facebook, io alle 16 puntuale come un orologio svizzero sono su Facebook e possono anche chiedermi voglio ascoltare questo brano oppure ascoltare solo la musica. Oggi per esempio ho fatto una selezione musicale che ha spaziato un po' di straniero, un po' di musica italiana, Sì. però sempre molto romantica, e la gente veramente è stata contenta, mi hanno fatto un sacco di complimenti.